La giornata inizia con un sole perfetto, il cielo limpido e quel caldo tanto desiderato e atteso da noi che abitiamo a Londra. Siamo emozionati, oggi ci aspetta un'altra avventura indimenticabile. Saliamo sulla Camaro e ci dirigiamo verso il punto più iconico della città, e immagino abbiate già capito quale. Buongiorno a tutti, ci stiamo dirigendo verso l'Hollywood Sign. Cerchiamo di andarci la mattina perché fa un po' più fresco e soprattutto speriamo che ci sia meno gente. Più fresco non tanto perché comunque già il sole picchia e ci saranno quasi 30 gradi. E quindi niente, vedremo, ci sarà un piccolo hike da fare. Ma non penso che sia molto difficile, molto lungo, perché vogliamo arrivare sotto la scritta il più possibile. Quanto sei pericolosa alla guida di questa Camaro? No, perché vado piano. Donne al volante, pericolo costante. Essendo alloggiate a West Hollywood, la distanza è breve, ma come impariamo in fretta, a Los Angeles gli spostamenti non sono mai rapidi come sembrano. Infatti la città è enorme, è larghissima. Oh, comunque che figa questa CRV. Ci mettiamo un po' a trovare parcheggio, ma una volta arrivati l'emozione è palpabile. Ci muniamo di crema solare, fedele compagna di questo viaggio direi, e ci avviciniamo al prato ai piedi della collina. La scritta, tanto imponente quanto familiare, è lì davanti a noi. È un'emozione strana, quasi surreale. Infatti l'abbiamo vista un migliaio di volte nei film, ma ora è reale. Eccoci qua sotto all'Hollywood Sign e qua abbiamo il nostro fotografo che fa un sacco di fotine belle. Facciamo qualche scatto veloce, però purtroppo proprio a causa delle distanze siamo stretti con i tempi. Siamo appena stati a fare un paio di foto e di video all'Hollywood Sign, una location molto molto carina, tra l'altro c'è un sacco di caldo oggi. Però stare qua e fare qualche foto è molto molto piacevole. Comunque un consiglio, se affittate una macchina, se venite in macchina, dovete venire la mattina presto. Noi siamo arrivati alle 10 e c'era davvero un sacco di gente già a quest'ora e fa già caldo. Io penso che se venite al tramonto, alla sera tardi, ci sarà ancora più pieno. Sì. Quindi consiglio, o affittatevi un Uber, un taxi che vi porta qua e non avete problemi, o se no sarà un bel casino parcheggiare. Noi abbiamo avuto la fortuna. Ora penso che ci dirigiamo verso Newport Beach, che è a sud di Los Angeles, quindi ci vorrà un'oretta di macchina, se non di più. Però prima faremo una tappa sorpresa. Mi sento di dare un piccolo consiglio per chi volesse visitare Los Angeles. Calcolate sempre il tempo degli spostamenti, perché la città è vasta e ogni tragitto richiede più tempo del previsto, quasi sempre. Comunque sottinteso, non l'ho detto, che Newport Beach ci andiamo per un po' di nostalgia di quella famosa serie TV dove c'erano due personaggi principali ambientata proprio a Newport. Non so se avete già capito. Beh, succede anche questo a Los Angeles. Mi piange il cuore. Girando un sacco di patate questo. Questo scuola bus fa molto Simpson. Adoro. Come la vedi questo ingresso a Walmart? È enorme, gigante, c'è di tutto. Ci siamo appena fermati da Walmart e abbiamo fatto una spesa per provare cose tipicamente americane, o perlomeno qualcosa che
a Londra o in Italia non troviamo, ed era una cosa basata su zozzerie ovviamente. Non lo vedrete in questo video, uscirà un video a parte solo dedicato a quello, probabilmente più corto, quindi stay tuned. Angelica è affetta dalla sindrome di Londra, è appena uscita da un incrocio contromano, essendo abituata a tenere la corsia opposta. Siamo ancora arrivati, però a primo impatto questa zona sembra una zona abbastanza ricca, con i famosi rampolli di Newport. No, sembra una zona molto bella, ben curata. Sono curioso di vedere tutte le villette a schiera sul lungomare. Da adolescenti siamo cresciuti guardando Sì, immaginando come potesse essere vivere in quel mondo fatto di spiagge infinite e da case da sogno affacciate sull'oceano. E oggi siamo qui, a camminare su quelle stesse spiagge. Siamo arrivati in spiaggia a Newport, dopo tipo un'ora a cercare parcheggio, a botta di culo ne abbiamo trovato uno. Ah, è stato traumatico trovare parcheggio, era un casino, anche perché oggi è domenica e quindi penso che anche qui la domenica la gente vada al mare. Anche se sono le 4 è pieno, pieno, pieno. Sono curioso, però molto figo tutto. Quando arriviamo a Newport è esattamente come ce l'aspettavamo, ordinata, pulita e quasi perfetta. E ovviamente come potete notare qua a Newport la gente ha proprio le case esattamente sulla spiaggia. Le villette che si affacciano sul mare sembrano uscite da una rivista di lusso e le onde che si infrangono sulla sabbia dorata creano una colonna sonora perfetta per il nostro pomeriggio. Bello, molto bello, mi mancava il mare. Passeggiamo lungo la spiaggia, è un momento di tranquillità, un'occasione per riflettere e per vivere a pieno questo sogno che si sta realizzando. Newport ha quel fascino che trasmette serenità. Stavamo tornando alla macchina, abbiamo deciso di fermarci, dato che avevamo preparato la pasta per oggi per non mangiare fuori, che sapevamo che avremmo spizzicato le porcherie del Walmart. E quindi abbiamo fatto una pasta con verdure e tonno. E allora abbiamo deciso di tornare qua, ci sono le panchine sul mare, ci mangiamo un po' la pasta e poi ci incamminiamo verso la prossima destinazione. Il tempo però vola e prima che ce ne accorgiamo è già sera, ma la giornata non è ancora finita. Rimontiamo in macchina per l'ultima tappa. Andiamo verso l'osservatorio Griffith, dove ci aspetta uno dei tramonti più belli di Los Angeles. Eccoci qua, siamo alla tappa successiva. Se sentite il fiatone è perché siamo in salita. Stiamo facendo una piccola passeggiatina, perché la nostra destinazione è un po' sopraelevata rispetto alla città, quindi ci vorrà una decina di minuti, penso e spero a piedi, e vedrete che ne varrà la pena. Il viaggio verso l'osservatorio preannuncia già un tramonto spettacolare. Infatti, mentre saliamo la collina, il sole è già iniziato a calare tingendo il cielo di arancione. Fiatone? Quando arriviamo in cima siamo senza fiato e la vista dell'osservatorio è qualcosa che non si può descrivere a parole.
Davanti a noi Los Angeles si estende in tutta la sua vastità e pian piano, una dopo l'altra, le luci della città iniziano ad accendersi. Come avete potuto notare, siamo all'Osservatorio Griffith, quindi siamo su una collina, sulla parte alta di Los Angeles, da cui si vede tutta la città e abbiamo deciso di venire al tramonto perché il sole tramonta dietro la scritta Hollywood ed è bellissimo. Ho abbandonato Luca, adesso mi sto dirigendo dentro l'osservatorio, più che altro sopra, perché voglio ammirare il tramonto da un'altra prospettiva. Angelica si mette in fila per guardare la luna attraverso il potente telescopio dell'osservatorio. Io invece mi prendo un po' di tempo per me. Mi affaccio e guardo la città sotto di me e mi lascio catturare da quella distesa di luci che si perdono all'orizzonte. Non lo so, è un'emozione indescrivibile. Los Angeles di notte ha qualcosa di magico, di potente. È una città che non si ferma mai e dall'alto sembra ancora più viva, più vibrante. Mentre edito e riguardo le immagini di quella serata, ho ancora la pelle d'oca, i brividi sulla pelle. Il viaggio in questa città non è ancora finito e in realtà il road trip deve ancora davvero iniziare. Ma ogni giorno di questa vacanza mi ha regalato emozioni che mi fanno tremare la voce e mi ricordano il perché questo è stato il viaggio più bello che abbia mai fatto.